Arcegia è un ridente paese, cinto da antiche mura, e sorge sulla cima rocciosa del Monte Cischiano. Possiede un bellissimo parco, dove nella bella stagione si può passeggiare e prendere il fresco in santa pace. È anche per questo che il nostro paese d'estate è meta di numerosi turisti che ne apprezzano la serenità e la quiete, circondati da una natura ricca e rigogliosa. Ad Arcegia, infatti, è ancora possibile ritrovare quella tranquillità e quella spontaneità nei rapporti umani che invece sono sempre più rare nelle grandi città, caotiche, rumorose e dispersive. Vista dal Monte Sant'Angelo, Arcegia assume l'aspetto di una grande nave. Il monte è legato, per gli abitanti di Arcegia, al loro recente passato, in quanto è stato testimonio di un efferato eccidio avvenuto durante il periodo della resistenza partigiana. Il luogo è anche meta di numerose escursioni e scampagnate durante il periodo estivo. Arcegia conserva numerosi ricordi storici. La piazza del comune è forse quello più conosciuto, ma ci sono numerosi altri scorci suggestivi che stanno a testimoniare l'antichità del nostro passato. Tutti intorno al paese corrono poderose mura dalle quali si può osservare il paesaggio circostante e la parte più nuova del paese che si sta sempre più estendendo. Angoli caratteristici sono i vari torrioni con le porte di accesso. Vediamo il torrione di Santa Maria, e quello di Santa Lucia. All'ingresso di Arcegia si trovano ancora le fonti dove si recavano in passato le donne per fare il bucato. Vicino al monumento al partigiano c'è un ex convento e in una delle sue pareti si può ammirare un bel affresco eseguito su mattonelle di ceramica. Tuttavia, pur conservando ancora alcune delle tradizioni del passato, la via di oggi è assai differente da quella che si conosceva tanti anni fa, per cui, cogliendo l'occasione del concorso indetto dalla comunità montana, ci siamo voluti informare più dettagliatamente sul modo di vivere dei nostri nonni e bisnonni. Per la campagna abbiamo ad esempio visto molte figurette poste a guardia dei crocicchi, testimonianza della religiosità del mondo contadino ed anche espressione di un'arte religiosa poco ricercata ma spontanea. Abbiamo osservato con occhi diversi i casolari sparsi per tutte le nostre campagne. In qualche casa abbiamo scovato birocci piuttosto antichi. Noi pensavamo che fossero solo rozzi carri, adatti per trasportare carichi o persone nei loro spostamenti. In realtà qualcuno di questi birocci, come quello che state osservando, era molto decorato, sia sulle fiancate, sia intorno alle ruote.
E questo ci ha fatto capire che i nostri nonni amavano le cose belle, anche se le figure e i fregi pitturati erano un po' ingenui e popolari nella loro semplicità. All'interno di qualche abitazione abbiamo potuto trovare piccoli attrezzi agricoli ed alcuni oggetti della vita quotidiana del passato, che ora però vengono esposti per ornamento e utilizzati per ricreare lo stile rustico. Arcevia è piccola, ma il suo territorio comprende ben 18 frazioni, alcune delle quali presentano aspetti pittoreschi, come palazzo, che assomiglia ad una cascata di case. L'Oritelli invece è circondato dalle mura del vecchio castello che testimoniano l'importanza goduta da questa zona nel Medioevo. Verso sera e lo abbiamo trovato immerso in una pace che ne sapeva di antico, che riusciva a ricreare intatta la suggestione di un passato mai completamente trascorso. Anche Piticchio è una bella frazione che si è sviluppata dentro ed intorno al castello, molto ben curato e ben tenuto. Thank you.
invece abbiamo fissato un bellissimo casolare, ampio, con il pozzo. È una grande aia. Dalle informazioni che ci sono conosciute per ricostruire la vita contadina, siamo venuti a conoscenza che uno degli aspetti fondamentali di essa era costituito dal canto. Non essendoci in Arcelia un gruppo folcloristico, abbiamo invitato a scuola alcune persone che conoscevano un po' le nostre tradizioni, perché ci presentassero musiche, canti, balli caratteristici della zona arceviese. Da questo incontro è nata la lezione che ora vi presentiamo, un po' improvvisata come vedete, ma senz'altro spontanea. Pranzo.
poi la merenda e la cena. Ci si riposava 2 ore e poi sempre sotto. Quali erano gli strumenti musicali che accompagnavano in genere le canzoni? C'erano qualche strumento particolare come la caccavella e il triangolo? C'era lo strumento, la prima cosa era l'organetto, poi anche il violino, molto, alla sera clarino, quando... Clarino. Cioè si divertiva un mondo, come vi divertite voi oggi con altre cose, ma noi quella volta era l'unica... divertimento che esisteva per la gioventù nostra. Tamburello? Anche tamburello, sì. La nostra ricerca abbiamo trovato moltissimi stornelli. In quali generi si dividevano? Gli stornelli? C'erano gli stornelli, c'era il violino, l'organetto. Sì, un po' dispetti. Più che altro era i dispetti che ne quelli d'amore, ma anche d'amore, eh? Quando ci piaceva un ragazzo e si cantava anche noi, insomma, che ci interessava di cantargli, e come l'uomo faceva per la donna. E poi c'era anche da un campo all'altro che confinava, e poi si cantavano i dispetti da una parte all'altra. Sì. Usava anche una cosa. Quando uno era fidanzato, alla sera gli andava a media a fare mangiare, si chiamava. Bello, era bello. E uno che gli interessava, no? Un uomo magari gli interessava una donna. Allora si metteva lì vicino, faceva scambiare chi era vicino prima, ci si faceva metteva il lui. Di grano, la ci metteva una mangiatella del grano. Sulla donna che era innamorata. Rinoce, fa pur l'amor con chi ti pare piace, fa pur l'amor con chi ti pare piace. E se non sai? Fa pur l'amor con chi ti pare piace, che per la parte mia ci fa la croce, che per la parte mia ci fa la croce. Non sai cantare, non te ci mette, va con mi cucù con le civette, va con il cucù con le civette. A Roma che si vende la gramaccia, lo papà c'è la pala tinta rossa, lo papà c'è la pala tinta rossa, lo papà c'è la pala tinta rossa. Non ce l'hai canto. Lo papà c'è la pala. Incontra bene che io non me ne piglio.
rifiutato. Che io non me ne figlio, più me ne fare più bene mi voglio. Più me ne fare più bene mi voglio. Più me ne fare più bene mi voglio. Vittorio Emanuele, madre di Tito, me l'ha portato via l'innamorato. Signore d'Erbetta, tu m'hai tenuto per darmi la ragazza, 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 non è voluta avere la contentezza, non è voluta avere la contentezza, non è voluta avere la contentezza. Monte l'ho pianta d'un fiore, né voluta avere la contentezza, cavanti casa mia ben non ci passa, cavanti casa mia ben non ci passa, cavanti casa mia ben non ci passa. E tu che stai là di quanti vedo, non ti posso parlare gran pena trovo, non ti posso parlare gran pena trovo, non ti posso parlare gran pena trovo. Era una sorta del mare. Andiamo con me. Cosa sono le canzoni a batocco? E le serenate? E i dispetti? E i rispetti? Le imprecazioni? In quali occasioni si cantavano e come si cantavano? Qual era la parte dell'uomo e quella della donna? E a Badocco avete sentito com'è? Prima canta la donna e poi risponde l'uomo. Questo è un canto proprio della mia editura. Tutto qui. Poi, cos'altro? Le serenate. Le serenate, quelle erano bellissime. Era quando che un uomo faceva, corteggiava una donna per fargli capire che era innamorato. Era innamorato, gli andava sotto la finestra e cantava, era proprio una cosa splendida. Solo di notte. Di notte, insomma, su verso le 10, 11, secondo me, è anche mezzanotte. E rispetti nasceva così, capace che uno chiedeva alla ragazza, ci voleva 3-4 feste e poi la salma. Allora dopo andava a cantare i dispetti. Rispetti? Dalle contendenze, no? Rispetti. Chi cantava rispetti, parole cantate, inventate, così. Faceva le sali, oppure attaccava i muri, e poi se dei punti. Le sali, scritte, i biglietti senza nome. E poi se le scriveva? Le scriveva, dopo le cantava un po', però... Scusate, posso fare una domanda? Sì. Io ricordo un'abitudine che al mio paese è chiamata la calcinata. La calcinata? Cioè una certa porta veniva imbiancata. Sì. Ecco, però non mi ricordo in occasione di che e per quale motivo. Questo era così. Capace che tu facevi l'amore, no? Facevi l'amore. Mo fa l'amore un anno e mezzo, 2 anni, e poi la lascia andare. Fanno caso che l'uomo lascia andare alla donna. Ma bene che si marita prima la donna che l'uomo. Ah, quindi è l'interruzione ma... del fidanzamento e l'uno o l'altro si sposa. No, se si sposa. Si sposa. E va a calcinare alla porta a quello che la lasciano. L'infiorata che era? C'era come usanza? No, l'infiorata. Faceva anche la scampanacciata, no? Ah, la scampanacciata? La scampanacciata. No, la scampanacciata non la conosco. La professoria è così. Capiamo che qui... una donna... Ma non si sposava anche io? Il nostro marito, no? Via! Capace di dentro un anno e mezzo, anche il marito se ne innamora, fa l'amore e via gli va a fare la scambanacciata anche quelle sere da mesata, va a
sulla... Con tutti gli strumenti. Tamburlani, fisarmonica, paletta, capito? Ci si accontentava del poco, eh? Eppure era bello. È tutto bello, eppure era bello. Era bello. C'era se ne diciamo abbracciato. Vediamo un po' che dice di te. Conoscete delle canzoni che si cantavano in occasione delle festività religiose? Per esempio la Pasquella o il canto della Passione o il canto delle anime. Cosa si faceva in occasione della Pasquella? Che andava con la Pasquella. Sì, cantava. E poi dopo che gli dava qualcosa, no? Cantava. Se faceva la cena. Cosa poi? Faceva la cena. La canzone. Se è piccola non ci importa, basta con la padella. Se ci date, non ci date, fate presto più non tardate, che dal ciel casca la brina, ci fa venire la tremarella, l'anno nuovo e la pasquella. Erano i balli che accompagnavano le canzoni, come si ballava in saltarello. Cosa significa saltarello sciolto o saltarello steccato? Nella nostra ricerca abbiamo trovato il nome di altri balli, come il pirulì, la follana, la manfrina. Li conoscete? Pensate di conoscere. Sì, solo che niente va più a ballare. Perché siamo vecchi, però non si può ballare. Però si non si può. Pirulì che si fa, eh? Anche la mattina si è che c'è qualcuno, però ci vuole tante più persone, tante persone che viene comandato. Viene comandato, sì. Sì, 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 andiamo avanti, dobbiamo far cantare. Puoi staccare un attimo? Thank you.
Quando facevo l'amore, lui mi diceva gioia, ora mi dice voglia, vai presto a lavorare. Lui non lavora mai, sta sempre all'osteria, dimmelo mamma mia, io come devo fare? Io lavoro in filandra, lo prendo un franco al giorno, la sera quando torno nemmeno da mangiare. Per a casa mio marito i soldi porta via, va dritto all'osteria, sto qua senza mangiare. Dimmelo mamma mia, io come devo fare? Tengo una bambinetta, io ho messo nome Amalia, devo pagare la vaglia, devo pagare il nolo, devo pagare il fornaio. Oddio che brutto guaio, non so come mi fa. Oh mamma mamma, a casa tua voglio ritornare, maledetto sia quel giorno che di te mi innamorai, una bestia io pigliai, oh poverina me. Oh mamma mamma, a casa tua voglio ritornare. Bravissimo. Dopo qualche giorno, volendo soddisfare altre curiosità che ci erano sorte, abbiamo incontrato di nuovo quelle stesse persone, alle quali nel frattempo se ne erano aggiunte spontaneamente molte altre, e abbiamo anche voluto ricreare un po' l'ambiente tipico campagnolo, ritrovandoci in un vecchio casolare. Ne è venuto fuori una specie di spettacolo che ci ha fatto divertire, come speriamo che divertirà ugualmente voi. Thank you.
e voglio prendere moglie a Foiconara, voglio via una donna ma chi lavora, voglio via una donna che lavora per sentirla cantare alla bufarara. L'arte del bufarara, un'arte buona, grida di bovi e lobi, roccio suona. L'arte del bufarara, una buona arte, grida di bovi e lobi, roccio batte. Voglio mandare un saluto da quel campo dove lavora quel bello bifolco. Li muovi e belli e l'olio ho fiorato e lo bifolco e lo mio innamorato. Li muovi e belli e l'olio ho fiorito e lo bifolco e lo mio favorito. Che tipo di canto avete cantato adesso? Questo è un canto che si cantava nei vecchi tempi, diciamo quando ancora non c'erano i trattori, che si lavorava con i bovi, con le vacche, eccetera. Si cantava, era un canto alla bufarara. Cosa significa bufarara? Bufarara significa fare il custode dei bovi, del bestiame, della stalla praticamente. E facci dalla finestra, cuore santo, e t'ho dato una parola, ma non ho tempo, e te la dirò quando me stai accanto, e invece di una te ne dico cento. Tutti mi dice che io lo mangio l'aglio, ma passo in mezzo al campo e non lo coglio. E passo in mezzo al campo e non lo coglio, e se lo vedo lo trito e lo taglio. Lo bene dire lo fiore di menta, menta si chiama perché non fa pianta. Menta si chiama perché non fa pianta, la nostra lontananza mi tormenta.
Chi già pochi quadri sempre li conta, e chi già la moglie bella sempre canta. Tu lo sarei io. Che cosa avete cantato adesso? Le canzoni che quando si lavorava ai campi si falciava. Si falciava alla falciatura, si buttava giù l'erba, si buttava giù i prati, si falciava i campi. Allora si falciava ste canzoni, cantava ste canzoni e se la spassiamo a quel modo. Altro non c'era, altri divertimenti. E che cosa vuol dire cantare alla falciatura? Perché è del mestiere che uno fa, no? Il mestiere. È un canto tipico, oltretutto, perché si associavano i contadini che erano i vicini, 5-6 famiglie, si associavano, un giorno falciavano a me, un giorno si falciava in quell'altro, uno in quell'altro, allora per tenere sull'allegria si cantava questi canti, perché era indicato con il lavoro che si faceva. Il falciapenale tagliava meglio. Scusi, allora era un canto tipico di quando si falciava e basta, cioè non si, sì, quello solo quando non si cantava in, altro, no, in altri lavori, altro in altre circostanze. È quella. Non credi bello di portarmi a spasso? Siccome che le casse erano basse, allora si stava basso, non si sentiva niente, no? Così il suonatore doveva essere alto per motivo di far sentire bene a tutti, che se no le casse erano bassette, non c'era l'aria, non c'aveva, non rispondeva il suono. Non c'era i microfoni che c'è oggi. Non c'era niente quella volta. Sì, l'organetto, l'ho comprato adesso per poco. Sembra nuovo. Eh sì, infatti l'ho comprato adesso. C'avevo sempre la nostalgia, avevo la fisarmonica e ho comprato questo organettino piccolino.
Io 50 anni che suonavo, una volta, 50 anni fa, adesso l'ho ripreso. Dopo 50 anni mi è venuta ancora la voglia da comprare questo organettino. Per passare ancora di tempo, delle volte quando sto lì a casa, che mi vado a fare una sonatina, lo prendo e faccio una sonatina. Invece io da 50 anni a questa parte ho sempre cantato e non ho mai smesso di cantare. Io sono stato fermo, per tempo poi ci ho ripensato. Se ballo abbracciati è un ballo legale, si chiama il sospiro, perché ogni ballo che smette tre volte sceglie la donna se sceglie il prossimo ballerino, e dopo altri tre balli invece il prossimo ballo lo sceglie l'uomo. Invece quello che si balla a sciolto è un ritmo allegro come quei balli che si balla adesso, e va una volta legale e una volta sciolto i balli in dialetto, il ballo legale. Perciò quello saltato e ci vuole le gambe sciolte. Una volta chi sapeva ballare bene era bravi. Thank you.
che un ragazzo, diciamo, un uomo, desidera parlare con una donna, no? E allora la sceglie, mentre che uno parla, si sceglie e si chiama. Così divertente, insomma. Abbiamo visto che era lei che chiamava i vari nomi. Poteva essere la donna e poteva essere l'uomo. L'uomo o sia la donna. Infatti questo ballo si fa in due modi. In due volte. Prima chiama la donna, diciamo, no? Poi chiama l'uomo. Cambia. In questo ballo pure c'è anche la simpatia, perché ognuno poi sceglie il ballerino, il ragazzo che gli piace di più. Le donne a sinistra e i cavalieri a destra. Ma non potete, eh?
fuori per i ponti. Il ballo della scopa è un ballo così per ridere un po', soprattutto perché, ecco, prima, come avete visto, è la donna che porta la scopa e ruba il cavaliere a quell'altra donna, poi l'uomo altrettanto, e alla fine rimane due e rimane con la scopa in mano, la dama e il cavaliere, e questi due dopo si premiano con un balletto da soli. È una portata un po' in giro, diciamo, ecco, non è più che altro, non è un premio, diciamo, è piuttosto portata in giro che ne è tutt'altro. E quanto il ballo di adesso, noi diciamo la guadiglia, può essere chiamato anche manfrina, non so come sì, si voglia chiamarlo. E allora questo invece è diverso, perché gli organizzatori, per far andare a buffet, e per far portare a buffet le ragazze, perché altrimenti un po' tutti, no, diciamo, tiene sempre a caro il portafoglio e allora cerca sempre di tirarsi indietro, e allora l'organizzatore dice adesso facciamo la quadriglia, e facciamo la quadriglia, e sapeva che con la quadriglia si doveva portare per sé dai ragazzi, si doveva pagare davvero caramelle, un caffè, insomma quello che c'era, e questo si sapeva da prima, quando l'organizzatore lo diceva, e allora il cavaliere che faceva? Andava a scegliere la ballerina che gli piaceva di più, magari quella che ci tramava per andarci a fare l'amore, oppure era la fidanzata, o addirittura qualcuno che ci aveva la moglie ci portava la moglie, ecco, quello era il ballo, diciamo, tradizionale, soprattutto perché gli organizzatori volevano incassare qualcosa. Guadriglia. Le ranci del mio giardino, sospiro e piango e penso a te. Tira il soave di vento marino, perché lo credi, son piccolino. Perché io son povera, tu m'hai lasciato a un'altra ricca. Darmi una ciocca dei tuoi capelli, quelli li tengo dentro il mio cuore. Quanto li guardo, sospiro e piango, guardo i capelli del primo amore. Quanto guardo i capelli del primo amore. C'è qualcosa da fare? C'è il signor qua. Non lo sapevo, no? Ecco. Fanno che il duce ha messo una tassa a quelli che avevano 25 anni compiuti e non l'aveva preso moglie. Vabbè, già. Io non ho preso moglie e ci ha messo una tassa. Io ho la canzone. Prego. Per questa tassa non voler pagare, e mi decisi allora di prendere moglie,
una buona compagnia mi potrò fare, così non mi verranno certe voglie. Confetta di far debiti, di feste e di vigilia, le compro quattro stanze, una splendida mobilia, compreso un bel comò, sedile a rococò, e con tappeti in terra, con grande rotolò. La prima notte che Omma fu sposato, letto si rompe, rimase tutto sfragasciato. Pare che fosse stata una gran guerra, anche del capo mi trovo ammaccato. La moglie era più dura, lei non si fece niente, e lei mentre rideva io dicevo qualche accidente. Là per là se ne andiede sul soffà, il soffà era un po' stretto, non ci si voleva stare. Il giorno dopo vi devo raccontare, mentre tornavo stanco dal lavoro e non trovai nemmeno il desinare, trovai la moglie a casa, se ne stava a ledicare. Le vorrebbe dire qualcosa alla mia moglie ste zia, e lei mi salta in faccia come una belva inveperita. Il naso mi raffiò e poi mi bastonò, e l'orinale in capo a me mi rovesciò. Vuoi cantare altro? La notte di Natale, la rilillù, me ne voglio da maritare per fallè, la rilillù, per fallè, la rilillù. E mi sposo un vecchio baoso, la rilillù, tutta la notte l'era noioso, a fallè, la rilillù, a fallè, la rilillù. Mi alza, prende l'acqua, la rilillù, per mettere a cuocere la pappa, per lei, la rilillù. E la pappa l'era cotta, la rilillù, e il vecchio l'era morto, per fallè, la rilillù, per fallè, la rilillù. Bravo! Sempre in fondo, la rilillù, e no, ritorno in questo mondo, a fallè, la rilillù, a fallè, la rilillù. Ma c'è, cioè, da finire con la fisarmonica grossa, quella media, poi c'è un'altra più piccolina, un'altra più piccolina ancora. Questa dalla prima va a finire all'ultima. Quella di Poletti, no? Ascoltate il saltarello, perché il saltarello è c'è la tradizione, diciamo, delle fisarmoniche. Non guarda che si casa. Che si metteva a una donna l'ultima domenica di carnevale, praticamente, che si leggeva con dei biglietti da un ragazzo che pretendeva, insomma, da fidanzarsi con una ragazza, e andava a comprare questi biglietti, insomma, più voti aveva e più sta ragazza acquistava i voti, ma era in gara parecchie, non era una soltanto, tutti voleva fare la sua reginetta, però chi aveva più voti, chi aveva più soldi da spendere, faceva sta ragazza, insomma, sta reginetta, e ballava con l'ultimo in premio in mezzo alla sala, questa ragazza, questo ragazzo. C'era chi aveva speso molto e non aveva ricevuto niente, magari quello che aveva fatto la reginetta non era stato ben accettato dalla ragazza e aveva preso un fiasco, si dice in Arceria.
Quindi questa è una tradizione. È una tradizione vecchia che si faceva in Arcelia, giusto Attilio? Sì, sì, io praticamente ho frequentato sempre la ribalta, dove c'era il dopolavoro, allora c'era il dopolavoro. Comunque tutti gli anni si dedicava l'ultima domenica del carnevale per fare questa reginetta. E i ragazzi ci provavano, perché chi aveva intenzione di andare a una ragazza, questa era contenta che si facesse reginetta, no? Il cappellino. E si faceva un ballo, si dedicava addirittura al ballo della reginetta con il suo uomo che l'aveva eletta. E costava anche qualche soldino. Vogliamo fare allora questo ballo della reginetta? Facciamolo. Bisognerebbe prima leggere la reginetta, vendere dei biglietti, se c'è chi li compra, e vediamo chi verrà eletta, praticamente. Io una volta l'ho fatto con le braccia delle cerche. L'ho fatta con le braccia delle cerche. E il cappello con una pelle di coniglio. Era la pelle di coniglio anche fresca. Mi hanno messo sulla testa. Era calda, via. Ma non ride di quella sera. Allora, io sarei, se voi non siete contrari, di predisporre ai più anziani di fare questa dimostrazione. La reginetta era la più giovane, la più bella della festa da ballo, ma stasera, come dimostrazione, facciamo i più anziani. Thank you.
chiama Cesare, va? Sotto terra, e sta la stanza con delato.
presentarvi questo nuovo gruppo che si è formato qui ad Aceria, che si è formato appunto in seguito al fatto che noi nella partecipazione al concorso per raccogliere queste musiche abbiamo cominciato a contattare gente del luogo ed è venuto fuori che c'erano parecchie persone che si dilettavano chi di armonica, chi di tamburello, chi di organetto, eccetera. Per cui ora Attilio, il nostro cantarino e suonatore di armonica, Remo, il suonatore di organetto, Franco, che è il suonatore di tamburello, che tra l'altro è un tamburello bellissimo e molto vecchio, e Giancarlo, suonatore di triangolo, di nacchere anche. Stasera si è aggiunto addirittura Vinicio, che non aveva partecipato in precedenza, quindi di questo siamo anche contenti, perché in Aceria non c'è stato mai, cioè non, ultimamente non c'era un gruppo che facesse musica popolare. Adesso eseguiranno dapprima un pirulì, che è un ballo caratteristico delle nostre zone di campagna, e oltre, dopo il pirulì faranno un canto a batocco che già avete ascoltato un pochino prima dai ragazzi, e due parole soltanto per dire in che occasione veniva cantato questo tipo di canto. Era un canto innanzitutto di lavoro che si cantava mentre si mieteva, e quindi si cantava così per ammazzare la fatica e per dimenticarla un poco, e quindi questo spiega perché il canto è molto lento, quasi un'anemia, proprio perché si doveva cantare, raccogliere fiato contemporaneamente per poter lavorare. Dopo il canto a batocco seguiranno di nuovo un saltarello, e noi speriamo tanto che tra il pubblico ci siano quelle persone un pochino più adulte che in passato hanno ballato con noi il saltarello per registrare la videocassetta. Quindi vorremmo che qualche coppia di persone adulte che noi già conosciamo venisse sul palco per far vedere quei due tipi di saltarello. Saltarello sciolto e l'altro com'era? E l'altro, ecco, saltarello attaccato, cioè un tipo di saltarello dove la coppia ballava stando staccata, un altro tipo dove invece la coppia ballava stando attaccata. Quindi ci auguriamo che qualcuno degli adulti voglia, sia preso un po' da questa musica e ci voglia onorare della presenza. Vi lascio al gruppo.
serata, adesso è il momento del gruppo di Pidicchio. Sono tutti ragazzi di scuola media, elementare, ma anche al di fuori della scuola, che hanno costituito questo gruppo sotto la guida della maestra Carla e della signora Brigitte. E hanno creato questo spettacolino con i ragazzi in occasione della festa che si tiene in estate a Pidicchio. Anche loro hanno preparato dei canti popolari, più che altro sono filastrocche molto graziose e che ora potrete ascoltare. Grazie. Thank you.
donne tengono molto alla loro bellezza e alla loro eleganza. Sentite questa marchigianina, quante cose pretende dal ballo, di partecipare al ballo in piazza. Eccomi in dialetto marchigiano, la fiera di Montegallo. Natale
sarebbe così terminato, concluso. Comunque adesso io chiamerei tutti quanti coloro che hanno partecipato qui sul palco, tutti i ragazzi che hanno partecipato qui sul palco, tutti quanti, qui davanti, insieme. Anche i suonatori naturalmente ci servono. Insieme a loro, attenzione al filo. Basta mettetevi insieme a loro. Noi auguriamo a tutti quanti la buonasera, speriamo che vi siate divertiti, ci è sembrato che tutto sommato ci abbiate dato una grossa soddisfazione con la vostra partecipazione. E comunque se volete... rimanere, senz'altro adesso i nostri suonatori si fermeranno e si scateneranno negli stornelli come di solito abbiamo sempre fatto tutte le volte che ci siamo incontrati in occasione appunto delle nostre ricerche. Quindi qualcuno che volesse cantare, che avesse il piacere di partecipare alla nostra brigata, alla nostra compagnia, lo spettacolo volendo comincia in questo senso. Con voi del pubblico, chiunque volesse venire a partecipare insieme a noi altri a cantare e a ballare. Thank you.
Non me può più frenare per la lamina, la bilancetta per pesare la semola, la bilancetta per pesare.